Ciao Cristina, benvenuta a Leonardo.it. Ciao. La favola continua. Dopo Sì. il grandissimo successo dell'anno scorso, tu hai deciso di fare un altro album, una seconda parte. Sì. Cosa ti ha spinto, a parte il grandissimo successo che hai avuto, a riproporre un secondo album con altri Beh, duetti? l'entusiasmo che ho, nel voler far comunque ascoltare la mia musica e a cantare la mia musica con i miei colleghi. Questo è un desiderio che avevo e che ho sempre, tuttora, e avrò per tutto il resto della mia vita, perché il mio è un mondo talmente speciale che è giusto che anche i miei colleghi conoscano, non so come dirti, no? Perché è un mondo un po' particolare, un po' a parte, che invece ti dà tante soddisfazioni. E quindi mi ha fatto piacere cantare con 16 di 32 veramente artisti della musica italiana. A proposito degli artisti, tu hai scelto prima le canzoni Sì, da mettere nell'album o gli artisti? Cioè, che tipo di scelta? Prima hai scelto le prima canzoni. le canzoni e poi ho chiamato gli artisti. Qualche canzone, appunto, gli artisti mi hanno detto no, questa non vorrei quell'altra, tipo Memole con Elisa o Alvin con i The Colors, perché Quindi anche i ci The sono Colors. stati qualcuno che ha fatto delle Qualcuno richieste che mi ha specifiche detto no, ti proprio. prego, sono cresciuto con quel cartone e voglio quel cartone, voglio, non vorrei, voglio. Ho detto va bene, Non ti voglio, cala. però in senso affettivo Ma ti hanno ovviamente. detto subito tutti di sì, oppure hai dovuto convincere Ma qualcuno? guarda, degli artisti che ho chiamato mi hanno detto tutti di sì. Qualcuno mi ha dovuto dire di no perché ovviamente usciva col disco, aveva il tour, aveva impegni, quindi non, insomma, non è che posso Invece se costringere. dovessi scegliere un cantante magari o inarrivabile o comunque anche italiano o nel panorama internazionale, che con cui duettare, ma che con cui non hai potuto duettare in questi due album che hai fatto. Ma allora, chi mi piace un casino è Jovanotti, e quindi Lorenzo io prima o poi l'acchiappo, cioè perché mi piace lui, mi piace il suo mondo, che lo trovo molto vicino al mio. Mi piace tantissimo Tiziano Ferro e sono convinta che un duetto con lui sicuramente potrebbe essere proprio bello da cantare e da far ascoltare al pubblico. E poi non so. Anche Renato Zero è un artista che mi piace moltissimo e che secondo me potrebbe essere adattissimo per cantare una sigla con me, ad esempio. Il materiale c'è, Ah, quindi ce ne per sono talmente un tante. terzo C'è disco una ci canzone, ad potrebbe essere. esempio, che io non ho ancora cantato in questo album, però potrei fare anche senza fare un album, ma forse tu la conosci. Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nell'oscurità. Ecco, questa con Renato Zero sarebbe meravigliosa, secondo me. In questo periodo, anche in ambito televisivo, va molto di moda la nostalgia. Secondo te, un programma come Bim Bum Bam, che tu hai vissuto, hai anche condotto, e ne hai fatto parte, sei stata Sì, l'anima, sì. insomma, manca nella TV di oggi? Avrebbe senso rifarlo? Secondo me sì, bisogna solo avere il coraggio. Io da tanto che lo dico, che secondo me il bim bum bam moderno, perché noi abbiamo adesso, proprio grazie ai social, abbiamo tante cose che possiamo fare in TV per i bimbi di oggi. Io facevo il Game Boat, che era un programma dove i genitori mi chiamavano e giocavano attraverso la tastierina del telefono. Un successo incredibile. Allora, oggi, con tutto quello che abbiamo, i telefonini, gli SMS, noi faremo delle cose incredibili, perché abbiamo molto di più, solo che non hanno il coraggio di farlo. Allora, visto che hanno iniziato a fare tanti programmi, secondo me si potrebbe fare anche qualcosa di Tu lo questo genere. condurresti? Ma io mi ci metto in prima fila e dico io, lo faccio io, non gli altri, io. Perché secondo me io e un altro conduttore con me che ha voglia di metterci l'entusiasmo che ho io, secondo me potremmo fare tante cose. Perché molti dicono, ah no, ma tanto sono superate quelle cose. Allora scusate un attimo. È superato anche lo Zecchino, Portobello, il milionario. E allora voglio dire, le trasmissioni che durano da 20 anni, 25, hanno ascolti pazzeschi. Certo, le devi adeguare ai tempi. Io, il mio disco, sono canzoni che hanno 25, 30 anni, 32, 35. Eppure, disco d'oro e disco di platino. Perché? Perché le abbiamo riarrangiate, perché gli abbiamo dato una veste diversa. Allora, un bim bum bam nuovo, tecnologico. Secondo me spacca.
Senti, sempre in tema di TV, ogni volta che si parla di Isola dei Famosi, ecco, lo so, sbuca fuori il certo, suo nome. Perché mi vorrebbero vogliamo arrampicata, chiarire. No, mi chiamava la Ventura, la Simona che io adoro, no, non m'arrampico, con la telecamera qui, no, non c'è niente da fare, mi possono quindi chiamare non tutti. È, non è la paura dell'aereo. Pure, perché non saprei come fare, dovrei andare a piedi e sinceramente non so quanti giorni ci metto. Poi non mi piace che mi buttano giù, ho paura, no. Potrei arrivarci a piedi, ma ci metto qualche mese, ecco, quindi non lo so se a loro conviene. Quindi tu. Senti, tu con i social hai acquisito, diciamo, una nuova popolarità. Sì. E quando posti delle foto ci sono sempre dei commenti molto che ti apprezzano. Sì. E, volevo capire un attimo se questa nuova popolarità, questi commenti ti danno fastidio, come li prendi? Io devo dire per una cosa, il mio pubblico è sempre un pubblico che mi rispetta, e anche se qualcuno va oltre o esagera un po', c'è sempre qualcun altro sotto che dice: ma che stai dicendo? Ma non ti vergogni di dire quelle parole? Non si dicono. Quindi ho un pubblico educato. Partiamo da questo presupposto. Quando posto una foto, è ovvio che ti scrivono. Poi, insomma, io sono genuina, sono tutta io, insomma, quindi è normale, ecco, altre genuine che sono dietro. Ecco, per esempio, è normale che se sei genuina e ti metti una roba un po' così, è ovvio, no? I genuini sono così. Io mi diverto adesso, tra virgolette, io mi diverto tantissimo con il pubblico e mi piace tirare fuori la mia femminilità, tutto qua. Allora, io ho stampato alcuni commenti molto molto simpatici, volevo capire se tu volevi rispondere o comunque leggerli ad alta voce. Vabbè. Sono commenti tutti presi sotto le tue fotografie di Facebook e ti lascio libera interpretazione. Ma babbo, mamma e toscio, lo sa anche qui è svenuto anche lo zio. Ecco, questo è carinissimo. Caro Luca, in realtà quello che Denver aveva lì, nessuno era il nasone, ecco. Sì, e si è allungato anche il campo degli ebbenci. E ecco, e c'è un'altra cosa di papà Gambalunga. Ok, poi ora mi spiego perché chi non riesce a puffarti fa la fine di quattr'occhi. Capisco perfettamente. Puffale, ecco, questa è una cosa che mi dicono spesso. Il mio nipone è appena diventato Furia del West. Ecco, perfetto, il cavallo del West. Vorrei fare bim bum bam con te. Ecco, è ovvio. Ecco perché quattro occhi porta gli occhiali. Questa l'avevo letta. Ecco, Terry e Maggie. Ecco, questo Terry e Maggie, le due sorelle, le due splendide gemelle sorelle con qualcosa più. Ti pufferei, vabbè, questo. Va bene. Allora, devo dire. Si gioca, si scherza, basta sempre non esagerare, quindi non andare oltre, perché poi quando si diventa volgari non è bello, perché poi io li leggo e magari mi arrabbio. Voi sprecate solo dell'inchiostro, non inchiostro, no, ma quindi facciamo qualcosa di carino e che sia sempre nel. Però insomma, i complimenti non posso dirti che non mi piacciono, quindi i complimenti sì. Grazie mille, Cristina. Vi amo, ciao.